Il centrosinistra si tiene stretta a Bitonto, ma lo fa dopo un testa a testa all'ultimo voto e un allungo che si concretizza soltanto alla fine, toccando i 4 punti di scarto tra i due e assicurando alla coalizione più del 52% delle preferenze. Sarà Francesco Paolo Ricci, già assessore al welfare, a guidare il centro del Barese, prendendo il timone da Michele Abbaticchio. Il centrodestra ci crede, scommette sull'azzurro ed ex consigliere regionale Domenico Damascelli. Voto su voto tenta l'assalto, contesta la macchina del potere contro, e neppure l'avere dall'altra parte della barricata socialisti e lista Congli garantisce la vittoria. Acqua passata. Ricci riparte dall'appello a tenere unita la città. È stata una vittoria sofferta, le vittorie più sono difficili più sono belle, è la vittoria di questa gente, è la vittoria di questo gruppo, non è la mia vittoria, è la vittoria di una città. E abbiamo parlato di inclusione, di armonia, di concordia, e quello sarà quello che noi faremo, includeremo. Daremo armonia, ritroveremo quel senso di comunità, questa è la nostra città, dobbiamo ritrovarci tutti quanti, l'orgoglio bitontino, la città vera, prima la città degli uomini, poi la città delle cose, subito dopo poi facciamo tutte le cose che sono inserite nel programma.